Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Signore e signori, siamo in compagnia dei due migliori in campo della partita appena terminata, Pep Team contro Atletico Dante. Passano a in semifinale il Pep Team ai calci di rigore. Esposito MVP dell'incontro, Capparella, migliore dal lato dell'Atletico Arenella. Atletico Dante, scusami. Parliamo un po' dell'incontro, com'è andato? Sentiamo un po' la tua versione. Abbiamo giocato bene, stavamo a uno in meno. Cioè, sì, ripetiamo un po' che avete giocato per 50 minuti con un uomo in meno, addirittura nei tempi supplementari avete giocato in 4. Siete passati sempre in vantaggio, sono riusciti, merito anche il Pep Team, di pareggiare all'ultimissimo secondo. Una partita, diciamo, persa per sfortuna, per bravura, comunque persa anche perché comunque i miei perdere i comunque i calci di rigore è sempre sfortuna. Vabbè, sfortuna no, perché comunque loro hanno tenuto bene il campo, noi siamo uno in meno, ma comunque i due attaccanti non correvano, cioè correvano per quello che potevano. Io ho fatto quello che potevo fare, non potevo fare di più. Non ho preso gol stupidi, anzi. No, ma hai giocato veramente bene. Ho preso due gol su due delle azioni. È un euro gol, non so, il tuo penso a giro. No, Luca Lapia. Ho fatto un euro gol a giro, poi il resto ho fatto 6-7 parate sulla linea, altre su punizione. Ma hai parato anche un rigore, perciò È passato un rigore. Lui l'ha parato, l'altro portiere ne ha parati due. L'errore di Danilo Morra ha inciso moltissimo. Vabbè, però l'errore di Danilo Morra, voglio dire, è stato deviato, poi ha preso il palo e poi l'ha preso il portiere sotto le gambe, cioè, quindi è stato fortuna, neanche fortuna, è stato bravo il portiere a indovinare il lato, un po' di fortuna sul palo. Adesso è il calcio, si vince e si perde, e si vince, oggi sì. A me, domani a loro. Sicuramente a loro capiterà, si sta grattando adesso questo letto. Comunque vabbè, ti voglio fare i complimenti, avete disputato un torneo benissimo. E voglio dedicare la mia performance ai miei migliori amici, poi loro leggeranno l'intervista e sanno chi sono. Io vorrei anche ringraziare la squadra dell'Atletico Dante. Ci vedremo l'anno prossimo. Io penso che non ci sarò più, okay. Perché io ho firmato con il Napoli a giugno, quindi penso che non ci sarò più. Se tutto va bene, non ci sarò più. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Se no, ci vediamo. Comunque, l'anno a parte prossimo. Questo, volevo ringraziare te e tutta la tua squadra. Una squadra correttissima. Ha preso veramente in maniera molto seria. No, io sto parlando a livello di, diciamo, come organizzatore. Ah, sì. Mi è piaciuto moltissimo il vostro atteggiamento, lo spirito che avete utilizzato per il nostro torneo. Come vedete, almeno come ho visto io, penso che siamo tutti calmi, bravissimo, corretti. Vediamo qua sempre per divertirci, capito. Poi ce la giochiamo. In bocca al lupo e salutami i tuoi. Caso mai ci diamo l'anno, in bocca al lupo per il torneo. Ciao padre, su cazzo e corone. Esposito, che dire, complimenti, siete arrivati in semifinale. Sentiamo un po' la tua versione, com'è andata la partita? Male, perché nel senso che noi abbiamo giocato comunque con tutta la partita con un uomo in più e comunque abbiamo giocato male. Sì, ho visto, diciamo che dai voti non saranno, diciamo, molto alti perché avete gestito malissimo la partita. Ve lo dico, ho arbitrato io la partita, avete giocato, diciamo, in superiorità numerica, nonché avete sbagliato tantissimi gol, vi siete fatti sorpassare, addirittura loro hanno creavano quasi spesso la superiorità numerica. Cosa è mancato in questa squadra? Mancava proprio la voglia di vincere, questo ho notato. Mancava, molto nervosismo. Secondo me sarà stata la stessa questione, che comunque stavamo in un uomo in più. Troppa sicurezza, troppa sicurezza male di giocare con un uomo in più e quindi magari avere la facilità nel gioco, cosa che non è stata. Infatti. E errori difensivi, errori sciocchi di passaggi sotto porta, un po' di tutto. Troppi errori, specialmente in fase abbiamo offensiva. Abbiamo fatto due gol fortunati. Insomma, pure ha sbagliato un sacco abbiamo di cose. Abbiamo sbagliato io sotto la porta, abbiamo fatto comunque soltanto due gol miei, comunque abbiamo male di fortuna. Gennaro Palmieri quasi nullo oggi. Quindi, vabbè, comunque fortunatamente ce la siamo cavata, insomma. Il Pep gol, Team è una squadra storica. Parliamo sempre di Luca Lapia, Ivan e tutti quanti. Lui Esposito è una new entry della formazione di Luca Lapia e Gennaro Palmieri. Prima di chiudere questa bellissima intervista, vorresti salutare qualcuno? Sì, voglio dedicare la prestazione alla mia ragazza Luisa, che mi sopporta, insomma, un bacio e basta, alla squadra, insomma. Perfetto, complimenti, ti stringo la mano. Grazie. In bocca al lupo per le semifinali. Sì. Ciao. Ciao a tutti, Max.